Ciao a tutti amici di Music Off, io sono Gaspar e bentornati in questa serie dove vi portiamo nei retroscena della produzione di contenuti per Music Off e per Music Kisser. Oggi vi spiegheremo come vengono lavorati inizialmente i file una volta che vengono importati all'interno di DaVinci Resolve, che, come vi abbiamo spiegato nella prima puntata, è il software che utilizziamo per l'editing dei video. Prendiamo come esempio Santa Armonia 3, che è proprio uno dei corsi che stiamo finalizzando in questi giorni. È stato realizzato con 4 telecamere che vedete in questo esatto momento ed è stato registrato con la modalità ISO del Blackmagic Atem Mini Extreme ISO. Appunto, usando la modalità ISO o ISO, permettetemi la pronuncia, andremo a lavorare le camere separate. Quindi la modalità ISO permette di avere i quattro file delle quattro camere separate. Andiamo a vedere. Ecco, io sono andato a togliere i vari file che non mi interessavano. Comunque, alla fine, i file che avremo sono questi. In realtà qua c'è una camera in più che era il piano, per far vedere dove stava, che tasti stava suonando Valerio, e vi farò vedere tra un attimo come l'abbiamo utilizzata. E quindi abbiamo una camera, ok, più larga, poi abbiamo una camera frontale, una camera sulla tastiera, un'altra camera sulla tastiera, questa che siamo andati a ritagliare dopo, l'abbiamo messa all'interno di una delle inquadrature, e questa la genera sempre l'Atem Mini Extreme Improvviso, in base a delle impostazioni che vengono messe tramite il software di controllo. Volendo, l'Atem genera anche un file di DaVinci Resolve pronto all'uso, che però noi in realtà non utilizziamo, perché andiamo ad utilizzare il multicam della pagina di edit. Cosa intendo per il multicam della pagina di edit? Apriamo DaVinci Resolve, importo i miei file nel media pool, quindi adesso poi vi spiegherò anche perché vedete i proxy. Allora, volendo, io posso andare a creare il multicam in questo modo, che è un modo sbagliato, ok? Quindi metto una camera sopra l'altra, iniziano tutte esattamente nello stesso momento, visto che utilizzando l'Atem Mini Extreme ISO con la modalità ISO, iniziano tutte esattamente dallo stesso punto, quindi comunque le camere sono sincronizzate. Questo, diciamo, è un modo sbagliato, che posso arrivare comunque a montare la mia lezione in questo modo, però dovrei andarmi a ritagliare le varie camere, non è una cosa funzionale al 100%, ok? È molto lenta. Io posso creare il multicam in due modi. Posso creare il multicam dalla pagina di cut, che è quello che noi non utilizziamo, oppure posso andare a creare il multicam dalla pagina di edit. Se io vado a selezionare tutte le camere che ho, cliccando sul tasto destro, posso cliccare Create New Multicam Clip Using Selected Clips. Ok? In realtà avevamo accennato questa cosa anche nella prima puntata. Start Time Code, facciamo partire da zero. Questo sarà il nome del multicam. In questo caso lasciamo questo. Frame Rate 25 fps. Angle Sync. In questo caso noi va benissimo in, visto che tutte le tracce iniziano esattamente dallo stesso punto. Ma se avevamo delle clip che erano state girate da diverse camere, magari non erano sincronizzate all'inizio perché venivano registrate su SD, e magari dando un bel ciac all'inizio così DaVinci prende riferimento, cliccando su Sound lui le sincronizzerà in automatico. Questa è una funzione che funziona benissimo. Questo è il nome dell'angolo, come di solito metto clip name, così dà il nome della clip. E dopo, se noi lasciamo su Move Source Clips to Original Clips Bin, vediamo cosa succede. Lui va a inserire tutte le clip in una cartella che si chiama Original Clips e crea questo file. Questo file è il file multicam, quindi se io vado ad importare questo file all'interno della timeline, vedremo questo simboletto che indica che stiamo utilizzando una multicam, ma se io nel secondo screen che ho qua sulla sinistra, nelle impostazioni come visualizzazioni, metto multicam, vado a vedere tutti i miei angoli, tutte le mie camere. Cerco di creare una visualizzazione ancora più chiara. Ok? Quindi io in questo caso adesso lascio la traccia mutata, dopo in realtà noi qua andiamo ad inserire, abbiamo il nostro chuck, pam,
andiamo ad inserire i tre audio che abbiamo, ad esempio, per questo corso. Un audio è la voce di Valerio, il secondo audio è il piano, il terzo audio è una voce guida di Thomas, che magari se dà qualche indicazione ci serve in fase di montaggio. Quindi io avvio, mettiamo in un punto qui in mezzo al corso, io avvio e cliccando i numeri corrispondenti alla camera, ok, io vado a cambiare la camera. Quindi questo è un modo velocissimo per creare il multicam e fare tutti i cambi camera che voglio fare. Posso anche farlo cliccando direttamente sulla camera, ok, e vedo che lui crea i tagli in automatico che posso dopo andare a sistemare, a spostare. Se mi rendo conto che ho sbagliato a creare questo, ho sbagliato camera in questo punto, posso tenere premuto nel mio tasto che uso Mac, Option, una volta che sono nella clip, e andarmi a selezionare la clip che desidero, ok? Oppure posso cliccare tasto destro, Switch Multicam Clip Angle, e clicco la camera che mi interessa. Questo è come utilizziamo noi il multicam su DaVinci, quindi veramente molto semplice. Aggiungo una cosa: prima avete visto i proxy, una cartella con i proxy. I proxy li utilizziamo perché lavoriamo con Blackmagic Cloud. Vi ricordo che gli editor video sono un po' in giro per l'Italia, perché parliamo di Molise, Veneto, Puglia e altre regioni, e quindi abbiamo bisogno di lavorare nel migliore dei modi insieme. Quindi utilizzando il Blackmagic Cloud abbiamo sincronizzati tramite il cloud appunto di Blackmagic i progetti. Vi faccio vedere un esempio veloce, poi al massimo se vi interessa fatecelo sapere nei commenti, che magari andremo ad approfondire nel migliore dei modi questo argomento, quindi come lavoriamo tramite il Blackmagic Cloud. Ok, siamo all'interno del progetto del corso Santa Armonia 3 di Valerio Silvestro, quello che abbiamo visto fino adesso come esempio, e l'abbiamo post-prodotto utilizzando il Blackmagic Cloud, come vi ho detto fino adesso. Ho ripetuto un sacco di volte la parola Blackmagic Cloud. Cosa succede? Io quando vado a caricare, in questo caso sono stato io ad inizializzare il progetto, quando vado a caricare i file, DaVinci in automatico genera i proxy, quindi l'editor video che andrà a lavorare sul Blackmagic, su questo progetto, non dovrà scaricare i file originali. Posso anche decidere di fargli scaricare i file originali, ma in questo caso non ci serve. Non andrà a scaricare i file originali, ma scaricherà solo i proxy. Quindi avrà avrà da scaricare veramente dei file di dimensione ridotta. Il montaggio viene fatto senza problemi, noi attualmente ci stiamo trovando benissimo e stiamo cercando di implementarlo sempre di più. Quindi vi ripeto, se vi interessa questo argomento scrivetecelo nei commenti. E per quest'altra puntata, dove vi abbiamo fatto entrare sempre un po' di più all'interno del dietro le scene della produzione dei contenuti di Music Off, di Music Easer, è tutto. Vi ripeto, restate sintonizzati, quindi iscrivetevi al canale perché porteremo altri di questi video, anzi fateci sapere se questa serie vi interessa, se vi sta piacendo, e ci vediamo alla prossima. Ciao!